Noi di Conad, oltre al prezzo, vi garantiamo sempre la qualità che non teme confronti per la tua spesa. Dai prodotti freschi a quelli per la cura della casa e della persona. Nella nostra linea bagno Conad Essenze, la delicatezza è di famiglia. Ogni giorno vi offriamo centinaia di prodotti indispensabili a prezzi bassi e fissi, come il nostro bagno doccia rilassante Conad Essenze con estratti naturali. La migliore qualità a 1,70€. Bassi e fissi, qualità e convenienza che non temono confronti. Sono state inaugurate questa mattina due postazioni di ricarica elettrica di ultima generazione a Sanremo che sono state fornite dalla Uno Energy. La prima inaugurazione si è svolta in Piazza Colombo, lato via Squasciati, dove sono state scoperte le due panchine a energia solare, grazie alle quali si potranno caricare i cellulari sia via USB che con sistema wireless. La seconda al Palafiori, al piano meno 1, per la ricarica delle auto elettriche. Entrambe le postazioni forniscono 22 kW e possono essere utilizzate con carte di credito e tessere ricaricabili, mentre le panchine sono gratuite. Un bel passo avanti per la città di Sanremo, come confermatoci dall'assessore all'ambiente Lucia Artusi. Sì, finalmente è una pratica molto lunga, ha richiesto veramente un grande lavoro da parte degli uffici che si sono impegnati tantissimo, io li ringrazio. Grande collaborazione con Uno Energy che ha dato tutta la sua disponibilità. È diciamo il primo passo per arrivare ad avere una copertura elettrica su Sanremo che va da Levante a Ponente. Sono molto poche le macchine elettriche in questo periodo in provincia di Imperia, oggi se ne è parlato, 1,47% sul globale, però da qualche parte bisogna partire e questa è una partenza. Sì, questa è la partenza, anche se sono poche, comunque il Comune un servizio lo deve dare, anche perché siamo vicino alla Francia, dove la Francia ha puntato tantissimo sull'elettrico, molti francesi hanno le macchine elettriche, per fortuna molti francesi vengono da noi, è giusto anche che abbiano un servizio così come lo hanno nel loro stato. C'è in previsione qualche ulteriore colonnina in città? Sì, in previsione c'è, anche perché dobbiamo adeguarci alla nuova normativa nazionale che prevede circa una colonnina ogni 1000 abitanti, quindi per il futuro sicuramente sì, saranno ampliate, bisogna capire soltanto le zone dove metterle, se creare delle isole oppure se dislocarle lungo la città, anche perché la nostra città ha un territorio particolare, i parcheggi sono quelli che sono, le distanze sono quelle che sono, quindi ha un percorso da studiare. Per posizionare queste 10 ci è voluto veramente un lungo percorso, una lunga discussione con tutti gli uffici per trovare le posizioni più comode per tutti, quindi non è una cosa semplice, però sì, la volontà dell'amministrazione è quella di implementare ulteriormente il servizio. Un ottimo risultato quello conseguito da Uno Energy, come confermatoci dal suo patron Walter Lagorio. Sì, non potevamo esimerci, soprattutto nella nostra città, da dare un segnale anche noi nell'ottica della transizione ambientale, che oggi è un tema come la pandemia che occupa i titoli, le testate, di giornali e televisioni, come giusto che sia del resto. Quindi niente, questo è stato un atto, una donazione che abbiamo fatto molto molto volentieri. Sanremo ci ha visto nascere, crescere, prosperare, speriamo che la nostra avventura duri ancora tanto tempo, e quindi l'abbiamo sentito come un atto dovuto. Con piacere, tra l'altro. Il futuro è elettrico secondo lei oppure dovremmo penare per arrivare a questo? Io ho cominciato con mio padre che vendeva legna e carbone, poi siamo passati alla nafta, poi il gasolio, poi il gas. Oggi abbiamo, tra l'altro, la famiglia sta facendo un impianto per la riconversione di gas metano in metano liquido dalla FORSU, dalla frazione dei rifiuti urbani. Quindi mi sento a tutto campo nel mondo dell'energia. Si pensa effettivamente all'idrogeno, sarà la prossima frontiera, ma quando si parla di cambi così importanti è difficile riuscire a dire cose sensate che abbiano un orizzonte breve, di breve termine, perché non è solo un problema economico e ambientale, è un problema anche culturale, è una sfida che impegnerà diverse generazioni. Una transizione da un tipo di combustibile nell'era moderna, così industrializzata, con paesi energivori, aziende energivore, cittadini energivori ormai, è complicatissimo. Io capisco protestare contro la politica, però la protesta sterile, fine a se stessa, così fatta poi anche oltretutto da giovani che rappresentano la generazione che più sta inquinando e consumando energia, è veramente un
un bla bla al quadrato, ecco, per usare un termine che va di moda. Quindi è molto complesso, è difficile fare delle previsioni. Oltretutto, anche qualora ci fosse una nuova diciamo fonte energetica, deve essere distribuita, quindi è un piano anche industriale a livello planetario di logistica, non è una cosa che si risolve coi titoli dei giornali.